Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Master PC. In questo video andremo a parlare di un filtro sportivo, Sprint Filter. Perché parliamo di Sprint Filter? Perché l'ho scovato, era un po' di tempo che leggevo recensioni, prove, test su strada su questi tipi di filtri e ho reputato che fosse molto intelligente, per cui ho preferito parlarvene. In uno dei miei video precedenti vi ho fatto vedere cosa occorre per pulire un filtro sportivo in cosone. Filtri sportivi servono ovviamente per migliorare e aumentare la portata d'acqua che può aspirare il nostro motore. E ovviamente questo lo si fa per un discorso di prestazione, ma attenzione, non solo prestazioni, i filtri sportivi permettono anche di risparmiare benzina, perché in condizioni normali, attenzione, normali, cioè quando andate normalmente per strada senza tirare ogni grammo di potenza dalla vostra auto, ma quindi in percorrenze standard, vi permettono di risparmiare perché facendo meno fatica ad aspirare il motore avremo qualcosa in più come potenza motore e di conseguenza fluidità e migliore accelerazione anche a fil di gas, e questo ci permette di risparmiare ovviamente qualcosa. Non da escludere il fatto che con un filtro sportivo, perché questo tipo di filtri non si cambia più, una volta montato risparmierete un sacco di soldi in ricambi. Quindi basta comprare filtri in carta, basta inquinare, basta spendere inutilmente. Quindi ogni 15-20 km non dovrete andare a cambiare il vostro filtro, ma semplicemente a pulirlo. Perché è intelligente? La prima cosa che mi salta all'occhio è che questo tipo di filtri non va oliato, non va oliato. È eccezionale. Perché è eccezionale? Perché oliando il filtro io devo andare a inzupparlo d'olio, ma quanto ne devo mettere? Poco, tanto? Non lo so, non lo so mai. Se ne metto troppo poco non mi filtrerà bene, se ne metto troppo mi sporcherà i sensori dopo. Quindi se avete un debimetro, avete qualche altro sensore, questi saranno maggiormente a rischio, e quindi se un debimetro funziona male consumerete di più e la macchina andrà male, quindi dovrete poi rompervi le scatole per andare a recuperare il funzionamento del debimetro. Questo non dopo aver visto che la vostra macchina invece magari di fare 15 farà i 12 o 13 km con 1 litro. Per quanto riguarda le nostre coupé, no, 13 sarebbe già un miracolo. Noi se andiamo intorno ai 9-10 è già tanto, ma tante auto hanno questo tipo di problemi, quindi non andiamo ad accollare ai nostri motori cose che effettivamente si possono risparmiare. Altra cosa, non dovete lavarle e asciugarlo, lo dovete solo lavare. E come fate a pulirlo? Insieme al filtro, la Sprint Filter ve lo dice, basta soffiarlo. Soffiarlo, cioè praticamente 5 minuti netti, lo passate sotto l'acqua, lo soffiate e lo rimontate. È incredibile, è veramente troppo comodo. E questo è il motivo per cui mi sono interessato. Ho parlato con la Sprint Filter, con i responsabili ovviamente della sede italiana, e grazie al club di cui faccio parte, Hyundai Club Italia, sono riuscito ad avere uno di questi filtri che andremo a scartare insieme e vi farò vedere un po' di cose. Eccolo qua. Sembra a tutti gli effetti un filtro in cotone, alla maglia d'acciaio di protezione, è costruito nello stesso modo, vedete? Però ha una grana incredibile e ve la faccio vedere, la potete vedere qua dietro. E ha un passaggio d'aria molto superiore rispetto a quello in cotone, mediamente un 20-30%, ma forse alcuni dicono anche un 50% in più rispetto a quello che riesce a far passare il filtro in cotone. Quindi a livello di prestazioni, quando cercate di ottenere il più possibile, dovrebbe essere sensibile.
E cosa farò per sprint filter per fare questo tipo di pe? Perché me lo hanno dato? Perché andrò a fare a breve un test su una Kona 1000 Turbo 3 cilindri, 120 cavalli, i motori Hyundai ultimamente sono veramente belli pepati. Una prova di elasticità motore. Qualche volta vi ho detto nei miei video che faccio lo 0-100, no, è sbagliato, faccio il 40-110, perché lo 0-100 è influenzato tantissimo da asfalto, gomme, pressione, situazione dell'asfalto, diventa difficile, stressate tantissimo praticamente tutto il comparto della trazione, per poi magari sbagliare la partenza, rifarla, quindi mettere sotto stress la frizione e non ottenere magari un risultato che vi soddisfa perché non siete professionisti. Il 40-110 mettete in quarta e potete vedere dai bassi regimi quanto riprende il motore e fino ad arrivare al regime di coppia, dove il motore eroga al massimo delle sue prestazioni, ottenendo un numero. Nella mia coupé è 14,2 secondi facendo il 40-110 in quarta attualmente. Andremo a provare su una Kona 1000 turbo 120 cavalli, che è un bel motorino, 3 cilindri, corsa lunga, quindi la coppia è interessante, il turbo fa tutto il resto, è quello che otterrà con il filtro originale. E poi monteremo questo tipo di filtro e rifaremo la prova. Non solo, andremo anche a fare insieme al mio amico una prova di consumi prima di montarlo, e poi lascerà questo filtro per un paio di settimane e vedremo cosa esce con i consumi durante l'utilizzo di queste successive settimane. Quindi andremo a fare un video un po' articolato. Come avete potuto vedere dietro al mio video, sono riuscito anche a inquadrare la grana incredibile di questo filtro, ed è interessante. Mi aspetto molto da Sprint Filter, per questo mi sono messo in moto per provarlo. Ovviamente in rete troverete di tutto di più, come prove, recensioni, prove strumentali. Nel nostro caso invece andremo proprio a fare delle prove pratiche, perché voglio vedere. Sono come San Tommaso: se non vedo, non credo. Bene, non lo pulisco con l'olio, non lo faccio asciugare appeso a un filo? Bene, già questo mi ha convinto per il 90%. Andremo a verificare sul campo anche il risultato. E se seguite i miei video, lo scoprirete anche voi. Bene, se vi è piaciuto, lasciatemi un like, mi farà piacere. Se avete visto qualcosa e avete già avuto a che fare con Sprint Filter, lasciate un commento, mi farà piacere leggerle. E se avete delle domande, proverò a rispondere. Bene, con questo lunghissimo video da Master PC vi saluto e alla prossima. Ciao!